dello Scandicci, che è intitolata ad Alberto Di Chiara, un amico, si può dire. Sì, veniamo per amicizia, per il giocatore che è stato alla Fiorentina. Io l'ho avuto anche come giocatore, anche se non in Fiorentina, però anche come avversario, quindi credo che il mister Iachini ci abbia giocato insieme, quindi forse è più indicato lui, però io più che altro per amicizia nei confronti di Alberto, ed è giusto presenziare a questo evento molto importante per lui e anche per noi, per ritrovare un po' di amici che conosciamo. Poi c'è anche la partita di ex Viola, quindi diciamo una giornata piena di iniziative che ci ricordano un po' i tempi passati. Peraltro anche Iachini presente qua, insomma la Fiorentina presente sul territorio anche per eventi, iniziative del genere. No, questa era diciamo doverosa da parte nostra, parte per l'amicizia che abbiamo con Alberto. Poi dopo giustamente la Fiorentina deve presenziare sul territorio. Scandicci è una zona di Firenze molto importante, quindi è giusto che siamo qua. Senti, prima facevi chiarezza su quello che è successo al termine di Juventus Fiorentina, che ti ha visto coinvolto, hai ricevuto anche una multa per quello che è successo, le tue lamentele, proteste nei confronti dell'arbitro. No, ma toni un po' accesi in quel momento, però poi sono cose che passano in secondo luogo. Uno cerca di parlare anche con gli arbitri, giustamente, forse in modo un po' troppo irruento in quel momento, però poi alla fine cerchi di difendere la tua proprietà, la tua squadra nel modo migliore. Io rimango della mia opinione e l'arbitro rimarrà nella sua opinione, come succede quasi sempre, però l'importante è confrontarsi, forse in toni meno accesi, però anche a volte cercare di migliorare questo rapporto tra arbitri, società, giocatori, che a volte sono un po' alterati. Sabato un match importante, Giancarlo? Ma ormai sono tutti importanti per noi, siamo in una posizione di classifica non ottimale, quindi ogni partita diventa importante e determinante. Benissimo. Sulla multa, sono un aspetto curioso, un paradosso, la multa è arrivata senza che l'arbitro poi abbia realmente sentito le tue parole. Ecco, ci puoi dire cosa hai detto, eventualmente con le virgolette, si può dire oppure no? No, ho usato un termine troppo aggressivo in quel momento, ora la multa mi sembra esagerata, perché di solito sono 5.000-10.000 massimo di multa. Qui mi è stata data una multa di 25.000 euro, abbastanza elevato, quindi io ho protestato anche per questo, cercare di ridurre questa multa, che poi ci sia va bene lo stesso, non è che uno l'accetta, però non così grande.